Allora, come vi abbiamo detto, oggi parleremo di come utilizzare l'intelligenza artificiale nella ricerca di opportunità di stage e lavoro. Quelli che vedremo sono semplicemente degli strumenti per facilitarti nella creazione di alcuni testi. Un modo di fare ricerca online, un po' come siamo abituati a fare, ma più interattivo. L'intelligenza artificiale può semplificare la tua ricerca in molti modi. Oltre a ottimizzare il tuo curriculum, una lettera motivazionale, un'email di candidatura, può consigliarti le migliori risposte anche a domande tecniche del colloquio, o come far risaltare le tue competenze, o suggerirti persone che ti potrebbero aiutare. Secondo un recente report di Resume Builder, recente della primavera scorsa, 7 persone su 10 in cerca di lavoro che utilizzano ChatGPT hanno riscontrato un tasso di risposta più elevato. Ma, come diceva anche la professoressa Consolandi, gli errori e le trappole sono dietro l'angolo. La vera competenza oggi è fare le domande giuste. E allora vediamo un po' le domande giuste, dicevamo. Io qui ho fatto una domanda a ChatGPT. Ho scritto in chat cose da fare per prepararsi alla Career Week, o meglio, ho scritto cose da fare per prepararsi ad una job fair. Perché? Allora, innanzitutto, come vedremo anche più avanti, è meglio fare ricerca in inglese perché ti vengono molti più risultati. E la cosa fondamentale è usare le parole giuste. Job fair è una parola a livello internazionale molto più usata di Career Week o Career Day. Quindi, questo è quello che ho scritto: cose da fare per prepararsi a una job fair. E mi sono venuti 12 consigli, che come vedrete sono un po' quelli che diciamo noi, quelli che ti ha già anche un po' detto Laura. Numero 1, fai ricerca sull'evento. Quindi vai nel sito che ti ha indicato la nostra placement coach, che ancora non ho ringraziato e che oggi è praticamente al suo primo giorno di lavoro con noi e l'abbiamo buttata così come nel mare, senza ciambella. E quindi la ringrazio tantissimo. E lei vi sta mettendo tutti i link in chat. Quindi fai ricerca sull'evento, vuol dire vai nel nostro sito, guardati le aziende che ci sono, vai sul job teaser per ogni azienda, guarda cosa fanno, che profilo professionale hanno adesso aperto, e studiatela proprio, vai nel sito, guarda, studiati l'azienda, ok? Quel giorno vestiti in maniera professionale, cioè senza esagerare, ma insomma un po' come andresti a un colloquio di lavoro. Porta delle copie del tuo curriculum. Ora vedremo come, ma insomma, l'importante è che sia breve e molto chiaro. Prepara un elevator pitch. Un elevator pitch è una brevissima presentazione di te. Si chiama così perché nasce dall'idea di due persone, una persona che vuole presentare un suo progetto e che salendo in ascensore lo deve vendere all'altra persona che è in ascensore prima che l'ascensore arrivi al piano. Quindi deve essere una presentazione brevissima e super efficace. Cerca le aziende partecipanti per fare domande informate. Domande informate mi piace un sacco, cioè fai domande pertinenti, che non siano troppo generiche, pertinenti per quell'azienda lì, dimostrando così di essere arrivata. Cioè dire che la tua motivazione parte da casa, ok? Definisci i tuoi obiettivi. E lo so, qui non è semplice la cosa, però cosa voglio io? Voglio fare un'esperienza professionale. Quando? Prima della laurea? Subito dopo la laurea? Quindi avere un pochino, quando ti chiedono quali sono i suoi obiettivi, non è che vogliono sapere l'obiettivo della vita. Vogliono sapere cosa vuoi da loro sostanzialmente. Quindi, se devi fare un'esperienza professionale, uno stage, quando lo vuoi fare? Quanto deve essere lungo? Quanto ti può impegnare? Cioè, lo fai mentre studi o lo fai quando hai più libertà? Fai
Fai networking, come abbiamo scritto anche nelle mail che vi stiamo mandando per invitarvi a partecipare all'evento, questo evento può servire anche semplicemente a fare networking, cioè a conoscere delle persone. Se tu vieni a un meeting point di una nostra azienda partner, potrai capire come funziona lì la carriera, che tipo di professionalità ci sono, chi ci lavora. Non necessariamente quest'anno per fare dei colloqui o per farci qualcosa, ma per iniziare a prepararti da adesso. Fai domande. Domande anche, cioè il colloquio che tu vai a fare con l'azienda può essere anche un colloquio per capire. Okay. Per capire, per esempio, che cosa è bene fare, che tipo di esperienze è bene fare oggi per te, per poter fare poi domanda in quell'azienda tra un anno. Ok? Prendi materiale, bigliettini da visita, brochure. Invece con i gadget, ora gadget ce ne sono sempre meno, però ecco, non è bello andare lì, fare incetta di penne, pennine e basta. Ok? Quelle te le danno loro alla fine del colloquio. Follow up. Dopo l'evento è bene inviare un'email o un messaggio su LinkedIn in cui ringrazi o confermi l'interesse per quella posizione. Sono pochissime le persone che fanno questo, cioè tu durante quella mattinata come azienda vedi 60 persone, ma quelle che restano in contatto con te, che ti ringraziano la sera o il giorno dopo ti ribadiscono il loro interesse, saranno un paio, che sono anche quelle più motivate. Organizzati come vuoi, ma tieni traccia delle aziende, quelle con cui hai parlato, quelle con cui non hai parlato, quali ci sono, quali sono quelle che ti interessano di più, quelle un pochino meno, quindi puoi decidere, dipende un po' da come funzioni, c'è chi prima parla con quelle che gli interessano di più, c'è chi le lascia per ultimo e prima fa un po' di allenamento, ok? Vai alle presentazioni e ai seminari. Certo, se siete qui oggi, voi siete già persone che fanno queste cose, quindi non vi dico niente di nuovo. Ecco, però quello che vi volevo dire è che semplicemente scrivendo su ChatGPT cose da fare per prepararsi alla Career Week, questi sono i consigli, che sono tutti più che buoni. Ok? Andiamo avanti. Allora, questi sono tipi di CV. E ne esistono centinaia di strumenti che ti aiutano a creare un buon CV, a partire dai nostri. Nelle nostre pagine, Laura. Mette il link in chat. Nelle nostre pagine già trovate tutorial, bozze, webinar come questo. Quindi ne troverete tanti di consigli più o meno buoni. Ok, questi sono tanti tipi di CV, più o meno credo siano tutti fatti con Canva. Noi non parleremo oggi del formato, anche se questo che vedete è il formato più adatto a un evento come una job fair. Perché? Perché, come vi dicevo, allo stand ci saranno 20 persone prima di te, 20 persone dopo di te. Quindi tu parlerai con una persona che sta vedendo un sacco di gente. In quel momento il tuo curriculum è una sorta di bigliettone da visita, ok? In cui quella persona ha i tuoi contatti. In questo caso specifico, poi vedremo in altri no, però in questo caso forse la foto può aiutare la persona a ricordarsi, a associare la faccia al nome. Ok? Però invece quello di cui parleremo oggi è quello che succede prima, cioè il contenuto. Quello che io ti consiglio è di prendere un foglio Word, un foglio come vuoi, un foglio, un quaderno, uno strumento, Padlet, non lo so. Quello che usi è scrivere tutto lì. Scrivere e tenere aggiornato quel file. Quindi scrivere il tuo profilo, una descrizione di te un po' più ampia, il tuo percorso di studi con le materie principali, con le materie di tuo principale interesse, quelle due o tre che ti sono piaciute di più, che ti interessa approfondire. Questi contenuti poi tu li
copierai e incollerai di volta in volta a seconda delle circostanze, nel tuo curriculum, nel tuo profilo LinkedIn, nella lettera motivazionale. Ok? Quindi noi adesso stiamo parlando di come creare questi contenuti e renderli efficaci anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Per gli esperimenti abbiamo usato ChatGPT. Il tutto vale anche per altri strumenti simili. Non vogliamo fare una formazione tecnica oggi, anche perché non ne avremo le competenze, ma solo fornire indicazioni di metodo. Ok? Allora, adesso vi faccio vedere, lo so, io e voi lo so perché io vi ascolto, quando, insomma, so che quanto odiate le presentazioni con i muri di testo in cui vi viene presentato un testo immenso, però qui parliamo di testi e quindi mi scuserete, ma c'è molto testo in questa presentazione. Allora, questa sono io che chiedo a ChatGPT e ChatGPT che mi risponde. Gli chiedo come posso creare un buon CV? E lei parte. Passo 1, che è quello di cui stiamo un po' parlando, raccogli informazioni. Passo 2, fai l'intestazione e via. Ok? Passo 3, passo 4. Ecco, come vi dicevo, per esempio, qui al passo 10 c'è una strana parola, riferimenti. Io ho lasciato anche le imprecisioni, gli errori, proprio per farvi vedere che ci stanno. Ok? Riferimenti in inglese è referenze. Quindi, avendo fatto io la domanda in inglese, lei mi ha risposto che l'ultima parte del curriculum sono le referenze, perché nell'ambiente anglosassone si mettono le referenze e normalmente, diciamo, una persona che è alla fine della magistrale mette una persona, diciamo, dell'accademia e una persona più del mondo del lavoro, quindi per esempio il relatore, la relatrice della tesi e il tutor aziendale dell'ultimo tirocinio, ok? In Italia non si mettono le referenze, quindi, ok, e oltretutto riferimenti non si capisce proprio cosa sia. Quindi a volte ci sono delle cose da chiedersi, delle cose da precisare e io le ho lasciate. Ok. Qui vedete ChatGPT a cui voi potete fare domande, le domande che di solito fate a noi. Tipo, è opportuno inserire la foto nel CV? E lei mi dice, ma dipende, ok? Dipende dal contesto, dipende dal paese, dipende dalla cultura, perché in effetti è così. Cioè, ormai ci sono ambiti internazionali, scientifici. Tutta l'Europa del Nord, alcuni paesi proprio, gli Stati Uniti, in cui non si mette la foto per varie ragioni. Ad esempio, leggi contro certi tipi di discriminazione, ok? Quindi te lo spiega che dipende dal contesto. E poi ti dà anche un consiglio. In generale, se non sei sicuro, perché ChatGPT usa il maschile sovraesteso. Quindi tutto al maschile. Dovresti includere una foto del CV, è una buona idea, insomma, e va bene. Ok, ora non vi voglio stare tanto. Però che sia professionale, che si adatta al contesto. Professionale, quindi di nuovo tagliata bene, magari in bianco e nero, quindi molto sobria o con colori molto neutri, vestito come andresti a un colloquio. Ok. E poi anche domande più proprio tecniche, spicciole, come nominare il file, come salvare il file. Ho appena fatto io un processo di selezione abbastanza tosto, molti, molti candidati e candidato, in cui tutti avevano nominato il curriculum, curriculum. E quindi ho dovuto rinominarli tutti, che va bene, si fa, però se te me lo nomini, CV, nome e cognome, ta, io so già quel file di chi è. Quindi, ovviamente, non copiare pedissequamente, mai, deve essere un suggerimento, ok? Un'altra cosa di cui tenere molto conto è che attualmente in Italia ChatGPT si ferma al 21, quindi se tu gli chiedi chi ha vinto il Festival di Sanremo nel 22, non lo sa.
Fare ricerca in inglese ti permette di avere molti più contenuti e oltre che avere contenuti già in inglese, nel momento in cui ti serve un CV in inglese, io ti consiglio sì di partire da un testo già in inglese, di non tradurre il tuo curriculum da un'altra lingua e assolutamente sempre di far dare l'ultima occhiata sempre a un madrelingua. Ok, andiamo avanti. Dicevamo l'importanza delle parole chiave. Io questo l'ho detto sempre, che le parole chiave erano una cosa importantissima, ok? Perché per il tuo profilo, per il profilo LinkedIn, ok? Per esempio la riga di testo che appare sotto il tuo profilo LinkedIn, c'è la tua foto, il tuo nome e poi c'è una piccola riga di testo. Quelle sono parole chiave, ok? Se tu mi ci scrivi studente dell'Università di Siena, non è una parola chiave, non è una parola con cui ti può cercare qualcuno, ok? Nessuno cerca uno studente dell'Università di Siena purché lo sia, ok? Cercherò uno studente con certe competenze o di una certa area, ok? Così come gli ATS, questi orrendi software che esistono, che vengono usati da molte aziende, specialmente quelle molto grandi in ambito internazionale, sono software che fanno una prima scrematura dei CV, quindi la prima selezione viene fatta in base alle parole chiave che questi software leggono. Quindi conta quali parole hai scritto, dove le hai scritte, cioè se in alto, in basso e quante volte si ripetono. Adesso le parole chiave contano anche per fare le domande giuste a un chatbot. Quindi per questo è molto importante. Per ogni CV io ne vorrei vedere 5, massimo 6. Allora, proviamo. Ok, ho provato con un profilo immaginario. Ho detto a ChatGPT, ho scritto, ho una laurea magistrale in archeologia. Tesi in archeologia digitale. Stage al Museo dei Bagni Romani di Bath. Area di interesse, ricostruzioni virtuali, archeologia digitale. Inglese C1. Passione per il gaming e la storia antica. Quindi come vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, ok? Una che riguarda, due che riguardano lo studio, la tesi, un'esperienza che per me è stata molto importante, lo stage, l'ultimo stage che questa persona ha fatto all'estero, l'area di interesse, ricostruzioni virtuali, archeologia digitale. Una competenza e due interessi, tipo il gaming e la storia antica. Ok? Ho scritto questo e gli ho detto: l'ho scritto. Puoi creare il mio CV? E lei, tac, mi ha creato tutto il CV. Ora qui vedete mozzato, ma perché non è che dobbiamo leggere, però vi voglio far vedere. Vi mette tra parentesi quadra le cose che voi poi dovete riempire e poi vi dà questi suggerimenti. Okay, riepilogo professionale e scrive il riepilogo, la formazione, così come deve essere scritta, esperienza lavorativa, qui ci mette lo stage e addirittura si inventa delle possibili competenze raggiunte, diciamo quello che hai fatto durante lo stage. Okay? E poi va avanti le competenze. Qui si parla di hard skills, proprio la ciccia, ok? Ricostruzioni virtuali, archeologia digitale, modellazione 3D. Poi gli interessi, ne ha anche aggiunti un paio. Gaming, storia antica, archeologia virtuale, esplorazione culturale, altre attività, eccetera. Quindi, come vedete, fa un bel curriculum corposo in cui io inizio con un certo interesse in un certo ambito e finisco ancora con l'interesse in quell'ambito. Questo è il curriculum che piace a me, che si chiude come un cerchio. Ok?
ChatGPT, alla fine c'è da dire, mette sempre le mani avanti. Ricordati, dice, di personalizzare il CV secondo le tue esperienze, inoltre potresti voler aggiungere ulteriori dettagli, quindi ti dà anche alcuni altri suggerimenti. Ok? Essendo una chat, a differenza di Google, posso interagire, quindi posso parlarci, ok? Quindi io gli ho scritto, ah, proprio scritto, ah, ho anche un'ottima conoscenza del francese e l'interesse per la fotografia. Puoi trasformarlo in un profilo LinkedIn? E lei, mi ha fatto curriculum e profilo LinkedIn, aggiungendo queste due competenze. E dopo gli ho chiesto, puoi creare una lettera motivazionale per il Museo del Louvre in base a questo CV? E lei mi ha scritto la mia lettera motivazionale. L'ha scritta, come vedete, con poche parole chiave, una, due, tre, quattro, cinque. E dopo vi ho sottolineato Louvre perché qui è un paragrafo in cui mi entra nel merito del perché io voglio fare questa esperienza al Louvre. Questo funzionerà anche con aziende molto grandi. Tu gli puoi dire: vorrei fare uno stage alla Lego. Vorrei fare uno stage alla Lego nel settore marketing. E lei ti farà la lettera, ok? Qui ne ho fatta per provare una completamente diversa e in italiano, per fare un'esperienza, candidatura spontanea per una posizione presso Save the Children. È completamente diversa, è completamente basata sul mio sistema valoriale, sul perché io vorrei fare un'esperienza in Save the Children. Ok? Quindi ha toni e competenze completamente diverse. Questo ve lo sto facendo vedere anche proprio per farvi vedere quanto diversi sono il CV, la lettera, l'impostazione a seconda dell'azienda, dell'ente a cui tu ti rivolgi. Ok? Ecco, e questo vale anche per esperienze molto più piccole. Piccole intendo che prendono meno tempo, no? Questa è un'offerta vera che c'è stata fino a poco tempo fa nel sito dell'Università di Siena di un tirocinio interno, in cui si chiedevano pochissime competenze, cioè conoscenza di Office, inglese B2, conoscenza dell'ambiente universitario e dei principali social. Un tirocinio retribuito, quindi una piccola, diciamo, una di quelle piccole esperienze che si fanno mentre si studiano per guadagnare qualcosa, ok? E io ho chiesto: mi puoi fare un CV in base a quello che chiede questo bando? E lei mi ha fatto questo piccolo CV da studente che è proprio bellino. Non sono arrivati tante decine e decine di candidature, sono arrivate, nessuna aveva fatto un CV così semplice che rispondeva in maniera così chiara alle competenze richieste. Cioè, lo conosci Office? Lo sai l'inglese B2? Conosci un po' l'ambiente universitario? Perché hai fatto da tutor? Hai fatto un'altra esperienza? Quali sono le tue esperienze con i social network e quali social network? Ecco. Tutto qui. Quindi questo è un piccolo curriculum per un'esperienza di questo genere. Passiamo al colloquio. Ho fatto questo esperimento perché tu puoi fare domande sulle domande del colloquio, no? E ho fatto un po' quella più odiata. È anche una domanda un po' vecchia e si fa sempre meno, un po' una domanda anni 90, diciamo. Però gli ho chiesto cosa rispondo se a un colloquio di lavoro mi chiedono un pregio e un difetto. E lei mi è andata avanti col pregio e col difetto. Come vedete, il pregio dice: un pregio che mi caratterizza è la mia attenzione ai dettagli. E una persona che è stata nelle risorse umane o insomma nell'ambito per tanti anni ha sentito questa risposta migliaia di volte, ok? Perché tutti rispondono così. Quindi è molto banale questa risposta, molto. Quindi vi volevo far vedere che alle domande un pochino più personali, ovviamente, dando una risposta che va bene per tutte le persone del mondo, la risposta è molto banale.
Però dà anche dei consigli molto giusti, cioè ti dice: ricorda che il difetto che menzioni dovrebbe essere qualcosa che dimostra che sei consapevole anche dei tuoi punti deboli, perché quello è il motivo per cui si fa questa domanda. Quindi che stai cercando anche di migliorare. Evita di menzionare difetti che potrebbero essere considerati inadatti per quel ruolo, tipo, che ne so, per quel ruolo c'è da stare fermi in ufficio 10 ore su un computer e ti dici che vuoi stare all'aria aperta tutto il giorno. Ok, quindi bisogna stare attenti, però ecco, queste sono proprio le domande personali, per cui però tu puoi chiedere a ChatGPT che ne pensa, così da farti un'idea. Ok. Elevator pitch, dicevamo prima. Allora, ho provato mettendo qualche parola chiave che mi riguardava, ok? È venuta sta roba qui. Dunque, sono orientatrice e counselor presso l'Università di Siena, dedicata a guidare le studentesse e gli studenti nella scelta della loro formazione e della loro carriera. La mia passione per la diversità, l'equità e l'inclusione mi spinge a lavorare e fare volontariato in questo settore. Amo ascoltare le storie e aiutare le persone a realizzare il loro potenziale. Al di fuori del mio lavoro, troverai spesso me e il mio cane in lunghe passeggiate dove trovo ispirazione nella natura. Adoro anche trascorrere serate davanti al camino mentre fuori nevica, godendo della tranquillità e della riflessione. La mia missione è quella di aiutare gli altri a trovare la loro strada nella vita e promuovere l'uguaglianza in ogni ambito. Allora, diciamo che non è proprio il mio stile, che ci sono, c'è cioè, tipo la mia missione, insomma, queste cose un po' esagerate, io non mi rispecchiano moltissimo, però ci sta, ok? E ci ha aggiunto delle cose. E questa furbacchiona usa anche lo storytelling, cioè io gli avrò detto tipo: mi piace camminare col mio cane, non lo so, qualcosa di semplice, e lei invece dice: al di fuori del mio lavoro troverai spesso me e il mio cane in lunghe passeggiate, cioè te lo fa un po' immaginare, per non parlare di quando fuori nevica e io sto lì col camino, con la tisanina, no? E a fare la riflessione, non lo so. Ti fa immaginare queste scene, e che è una cosa che rimane impressa e quindi funziona. È proprio storytelling, ok? Quindi può veramente funzionare per prendere alcuni spunti. Oh, consigli per il networking. Questa l'ho messa perché a volte studiando, insomma, difficilmente durante l'università si entra in contatto con una formazione vera e propria su come scrivere alcune cose, su come scrivere un'email. Okay. Quindi potreste anche, prima di scrivere a un docente, ma anche prima di scrivere a un ufficio, per non parlare dello scrivere a un mentor o a una persona che già fa una certa carriera, per chiedergli un consiglio. Ho scritto: scrivere un'email a un professore universitario per chiedere un aiuto per fare uno stage in azienda. Lei è partita con l'email. Oggetto: richiesta di consiglio per stage in azienda. Questo è un buon oggetto, cioè un buon oggetto è quello che con quattro parole ti fa capire quale sarà il contenuto dell'email. Non è un buon oggetto quando scrivi urgente, urgentissimo, bisogno d'aiuto. Ok, questo è un buon oggetto anche, insomma, di un'email professionale, va bene? E poi, gentile professore, mi rivolgo a lei. Ecco, qui per esempio, dopo la virgola, se si va a capo, la M è minuscola, secondo me. Quindi fa anche qualche errorino. Questo per ribadirvi di guardare, perché nell'email motivazionale, nel curriculum, non ci deve essere il minimo errore. Quindi non vi fidate. Riguardate. E poi vabbè, fa tutta l'email. Questa ve l'ho messa, insomma, più che altro per farvi vedere che potete usarlo anche per altri contesti, un po'
sfiorano l'ambito di cui ci stiamo occupando. Ora io magari però con questo professore ho un rapporto non così formale, quindi gli ho scritto, gli ho chiesto, puoi riscriverla in maniera leggermente più informale? E lei me l'ha scritta in maniera più informale. Ok, altre domande che potete fare certamente anche a noi. Adesso Laura, se non l'ha fatto, metterà i nostri contatti in chat. Potete fare a noi, ma anche all'intelligenza artificiale, sempre meglio farle in inglese. Sono le domande, per esempio, sui profili professionali, cioè quali sono i profili professionali per un certo settore? Come fa un, cioè, per esempio, cosa fa un data analyst? Che competenze deve avere? E così potete anche fare orientarvi in qualche modo, fare ricerca, cioè ci sarà una lista di competenze, ce le ho già tutte? Mi manca qualcosa? Come posso fare per acquisirlo? Oppure come descrivere le proprie competenze, quella famosa fase finale del curriculum, delle soft skills, in cui, oppure quando al colloquio ti dicono, mi parli un po' di lei, com'è come persona, no? Così, che va, si va tutti nel panico perché boh, è difficile descriversi. E anche qui ho fatto una piccola prova. Le ho scritto due o tre parole, un po' come farei al bar, no? Per descrivermi, e lei è partita così. Sono una professionista gentile ed empatica con una predisposizione per l'introspezione. Non so perché si è fissata di questa mia anima filosofica. La mia capacità di portare armonia nei gruppi è il mio punto di forza, mentre il mio senso dell'umorismo contribuisce a creare un ambiente positivo e collaborativo. E quindi vediamo, niente, vi volevo solo far vedere come anche dandogli degli input molto generici, un po' così potete fare delle prove e vedere che succede se gli chiedete di riscrivere quello che avete detto, ma in maniera professionale da inserire nel vostro curriculum vitae. Qui ho fatto, vabbè, due prove, non sono da leggere, però volevo farvi vedere. Ho chiesto, scrivi una lettera d'amore toccante. E lei è partita. Scrivo queste parole con il cuore gonfio di emozioni, una roba proprio, proprio toccante. Quindi poi gli ho detto, ok, un po' meno toccante. E è partita con una cosa più tranquilla. Volevo prendere un momento per dirti quanto sia importante per me, eccetera, eccetera. Niente, queste sono le prove che uno fa quando impara a usare ChatGPT. Quindi penso di aver finito.